Buona serata, torna all'appuntamento con Match Estate tutti i giovedì e in replica il sabato, lo spazio dove appunto affrontiamo vari argomenti legati all'attualità, spettacoli, sport, musica e ovviamente tutto quello che riguarda un po' l'intrattenimento estivo. Vi anticipo subito che più tardi tra gli ospiti che avremo presenti in studio ci verranno a trovare i Carichi Sospesi, una band ferrarese che è uscita recentemente con un nuovo video, e poi parleremo ovviamente di sport. Domani si comincia con le Olimpiadi e quindi è inevitabile insomma un commento su quello che riguarderà tutto quello che arriverà da Tokyo, compresi i 7 olimpionici ferraresi che vanno a rappresentare appunto il nostro territorio. Prima di tutti però, io ve l'avevo già anticipato la settimana scorsa che forse avremmo avuto delle sorprese, una sorpresa c'è, è una sorpresa importante, è venuto a trovarci Gianni Fantoni. Ciao Gianni. Buon pomeriggio, buonasera. Buon tutto. Questo, scusa, vorrei capire, questa è la puntata in diretta o questa è quella in replica? Allora, non è né in replica né in diretta, indifferita, mettiamola. Ah, ho capito. Però andrà anche capito, in replica. Capito, quindi se tu dici buongiorno, buonasera o buonanotte, buon pomeriggio. Va bene. Dopo chiediamo a quelli della regia, secondo me ci becchi comunque. diciamo solo buon asterisco, perché adesso va di moda. Allora, buon asterisco. Buon ritorno a Telestense Gianni Fantoni. Ciao Gianni, intanto ricordiamo presidente in questo caso di Factory Grisù, ma insomma poi di te parleremo. Ti sei messo un po'? Rosso Grisù. È vero. Giustamente bisogna fare il pompiere. Eh beh, certo. No, in realtà sì, il riferimento e anche al cartone animato, certo. Ma tu sai che in realtà il Grisù è l'ex caserma. No, sì, ma cos'è Grisù? Grisù è il famoso pompiere del cartone animato. Oppure? Aspetta, che adesso qua faccio una gaffa. Dimmelo tu. No, dillo tu. Dimmelo tu. No, voglio dimmelo che tu faccia tu. La gaffa. No. È un gas pericolosissimo. Esatto, quindi ecco, vabbè. Sì. Più o meno, forse ci sarei arrivato, ma non volevo dire la stupidaggine in diretta. Ma invece io avrei... In diretta o in differita? Avrei voluto sentirti dire la stupidaggine, vabbè, peccato. E questo è appena iniziato, tra l'altro. Pensa. Chissà cosa accadrà in questa mezz'ora. Ah, lo si sa. Allora Gianni, vabbè, con te potremmo parlare di mille cose, già lo facciamo fuori onda poco fa, e io però volevo cominciare insomma da quello che ti riguarda in ambito ferrarese. Presidente da qualche mese di Factory Grisù, tu hai scelto di diventare presidente nel periodo migliore in assoluto, un periodo in cui non ci sono problemi, si può fare teatro, rappresentazioni in maniera assolutamente libera. Guarda, intanto non ho scelto, mi hanno, ma ti hanno scelto, i certo. miei soci chiedendomi anche, tirandomi per... Non per la giacca, perché non la porto, allora c'era la felpa, perché eravamo a aprile, c'era ancora freschetto. L'ho fatto volentieri, ma non sapevo cosa andavo incontro. Però l'ho fatto volentieri, diciamo. E diciamo, fare il presidente adesso di Grisù, con tutte le difficoltà che ci sono, è un po' come essere sull'ottovolante. Sei quasi in cima, però dai, la difficoltà, una volta scavallato la cuspide, poi dopo sarà in discesa, sarà tutto... sarà da divertirsi. Proprio finché non ci sarà la prossima cuspide. Vabbè, insomma, un po' del resto si sale e si scende. Queste, tra l'altro, sono alcune immagini, così ti faccio già commentare, chissà cosa dirai. Quali immagini? Sono comparse, esatto, il giorno in cui venne l'attore Pasotti, appunto, sì, ospite di Factory Grisù, in cui c'era tra l'altro sì, anche Stefano Murodi, visto che ci sei. Ecco, no, io volevo fare un quiz per capire se riuscivate a riconoscermi anche con la mascherina. Però capisco, qua me la tolgo. L'assessore Gulinelli. Qua me la tolgo, è facile. Facile. Ecco, questo è uno dei tanti spazi insomma che hanno riguardato le ultime settimane Factory Grisù, in cui avete ospitato tanti giovani attori insomma che si sono cimentati in questo appuntamento, in questo spazio diciamo creato, comunque ideato diciamo da Stefano Muroni, e che ha avuto anche attori importanti. Qui appunto vediamo, esatto, il buon Pasotti, che è stato protagonista, non so se c'è ancora a Ferrara adesso, comunque di una Pasotti, fiction girata a Ferrara. Non lo so, se c'è si sta sciogliendo anche lui al sole. Ma non l'ho più visto in giro, secondo me è già finito. O dentro in gelateria, può darsi, non lo so. Vabbè. Non lo so. Allora Gianni, dicevamo, tu sei entrato a Factory Grisù in aprile, appunto periodo in cui un pochino si è iniziato a intravedere uno spiraglio che in realtà ancora non c'è in maniera totale, perché abbiamo sempre questo sali e scendi di contagi eccetera eccetera. Però innanzitutto parliamo in generale, il tuo obiettivo, perché hai scelto, oppure perché hai accettato questa proposta di diventare presidente, che cosa ne vuoi fare di Factory Grisù? Guarda, Factory Grisù nasce come un progetto di rigenerazione urbana da zero, cioè è partito che veramente la struttura, che come forse qualcuno saprà e altri magari non lo sapessero, glielo ricordiamo per fare bene mente locale, è l'ex caserma dei Vigili del Fuoco nei pressi dello stadio, è in via Poledrelli.
Lasciata in totale abbandono per una trentina d'anni, quindi ricettacolo di immondizie, insomma situazioni anche pericolose, spaccio, cose, da, è da tempo, da qualche anno, oggetto di una rigenerazione urbana. Sta rifiorendo. Che cosa succede? Come funziona questo modello? Si è chiesto a varie aziende di insediarsi in questi spazi, riattandoli, quindi ristrutturandoli, riportandoli, diciamo, nella legalità anche tecnica, per cui gli impianti, per tutto quello che riguarda proprio, diciamo, la struttura in quanto tale, come agibilità, e da lì in poi gli si è data l'opportunità di sviluppare un proprio business. Io, come tanti altri, mi sono insediato nella fase successiva, cioè dopo che era stato già sgrezzato l'immobile, e adesso si parla, mi piace parlare di un Grisù 2.0. Cosa vuol dire? Che fino a dove era arrivato, diciamo, si era consolidata un po' una forma sia societaria, di assetto societario delle aziende, eccetera, e di iniziative. Adesso da lì in poi si può andare oltre. Cosa vuol dire? Raffinare un po' la scelta artistica che finora ha costituito, insomma, la base delle iniziative culturali all'interno della struttura, e magari aggiungere qualche opera d'arte un po' particolare, insomma, migliorare quello che è stato fatto di tanto e di buono iniziale. Insomma, si può fare come... Ecco, si può fare, che è importante in questo periodo, perché appunto, come un po' ci siamo raccontati anche prima di iniziare questo appuntamento, siamo in un periodo ancora con tanti punti di domanda. Voi comunque avete dato adito in queste settimane ad alcuni appuntamenti, parlavamo dei Venerdì dell'Universo, di cui qualcosa è andato in onda anche nel TV Giornale di Telestense. Ovviamente immagino che si naviga a vista, anche se progetti ce ne saranno. Beh, certo, la progettazione comunque non si è fermata, nonostante... Non si sa bene quanta capienza, se con il Green Pass, se senza il Green Pass, se si potrà stare tutti seduti vicini vicini col Green Pass, oppure sì uno no. Nonostante questo, noi abbiamo messo in atto una progettazione che vedrà una serie di iniziative proprio all'interno, diciamo in esclusiva per il quartiere, di cui daremo notizia, diciamo, quando abbiamo definito gli ultimi particolari, che sarà una stagione culturale, per quanto riguarda Grisù, molto molto interessante. Ok, quindi non ti riesco a far fare lo scoop che ci dici qualcosa in anteprima, anche proprio, ma proprio una punta, un accenno, forse a faremo questo, no? Diciamo che ci sarà gente, verrà una persona che è stata nello spazio prima di Jeff Bezos e prima di... come si chiama? Branagan? Quello della Virgin. Quello della Virgin, sì, ho capito. Mi viene Kenneth Branagh, ma non c'è. No, non è Branagh. È Branson. Branson. Sì, qualcosa del genere. Ecco. Gente che è stata in... arriverà qualcuno che è stato in orbita prima di loro. Pensa che tra l'altro in genere qui con me ho un computer, oggi non ce l'ho, quindi non riesco neanche a fare la ricerca veloce, certo. Sai, le googolate, come si dice. Potrebbe essere da Neil Armstrong in giù, insomma. Esatto, vabbè, una piccola sorpresa, poi vedremo un po' alla volta come si concretizzerà questa cosa. Allora, ovviamente Factory Grisù era un pretesto poi per parlare di te, Gianni, di tante cose, insomma, che ti riguardano. Peraltro, insomma, la pandemia ti ha anche interrotto in una tournée teatrale. Io ho visto varie volte il promo di Full Monty, dove tu e altri quattro noti attori, insomma, vi siete dilettati a rifare un po' quello che è stato un film di grande successo, in pratica. Beh, sul fatto di un po' non saprei rifare un po', rifare proprio, rifare, cioè, nel senso, sì, fare, sì, una, certo, versione teatrale, musical, con Paolo Conticini, Luca Ward, Nicolas Vaporidis e Yonis Bashir, per dire dei nomi, diciamo, un po' più spogliati rispetto agli altri, anche per ruolo, ma un musical coinvolge una quarantina di persone, 50 immagino, persone, certo. Per cui la carovana nostra è stata in giro dal settembre precedente, settembre 19, fino a marzo, i primi giorni di marzo 2020, quando in piena tournée al Sistina, pronti per fare sfracelli, avevamo tutto pieno, anche perché eravamo vicino all'8 marzo, per cui sai, lo spoglierello, per quanto anche con qualcuno un po' meno prestante, un po' più, diciamo, comico rispetto agli altri, è sempre interessante per le donzelle che avevano già comprato biglietti a riempire tutto il Teatro Sistina, che consta di
1500 persone circa. Guarda, io credo che a volte gli strip che creano più emozione siano quelli che non ti aspetti, quindi alla fine dei conti chissà cosa avresti combinato. Tu vai a vedere strip? No, di vero no, però allora immagino le donzelle. Cosa ti aspetti? Immagino le donzelle. No, ma comunque è una tournée che abbiamo fatto comunque per 85 date, quindi 85.000 spettatori di media, certo. Quindi su 85 date. Grandissimo successo a Firenze, grandissimo successo a Bologna, anche a Palazzo dei Congressi, insomma è stato un successo ovunque, la gente andava via molto divertita, per cui quel pizzico di sexy ce lo mette con Ticini e Luca Ward, quegli altri, sì, per non dare troppo alla testa bisogna abbassare un po' la qualità della presenza erotica con me. Vabbè, che, comunque, insomma, al di là di tutto Full Monty è sempre stato appunto, beh, insomma, già il film l'hanno visto penso tantissimi, quindi film divertentissimo, immagino che il musical appunto rispecchi in pieno quello che abbiamo seguito. Ecco, comunque, teatri chiusi, Gianni, vabbè, so che magari è una domanda un po' anche triste, volendo, ma quest'ultimo anno e mezzo tu come l'hai vissuto? L'ho vissuto di elemosine, come molti della mia categoria, perché purtroppo, sai, noi artisti, soprattutto quelli teatrali, siamo stati i primi ad essere fermati, certo. E gli ultimi che potranno veramente riaprire i battenti, perché è vero che alcuni teatri sono già aperti, ma sono mezzi aperti. Mezzi aperti cosa vuol dire? Che gli spettacoli piccoli che hanno delle risorse economiche limitate riescono a fare, invece di fare 500 persone, ne fanno 200 o 250 e ce la possono fare lo stesso, ma gli spettacoli che hanno bisogno di grandi numeri, certo. Di grandi numeri di pubblico, come un musical che ha bisogno di almeno 1000 spettatori a sera, non puoi fare uno spettacolo con meno di 1000 spettatori a sera, e se il teatro ti permette di averne solo 300, tu capisci che è impossibile, certo. Riprendere. E quindi, insomma, siamo stati in trincea, in attesa. Adesso non sappiamo bene che cosa possa accadere. Diciamo, lo scopriamo anche noi giorno per giorno. No, quando non fai la tournée, pensi a quello che farai dopo quella tournée. Pensi... Questo devo capire, cioè, quindi comunque progettualità, qualcosa. Anche perché tutti quanti ci immaginiamo un giorno zero in cui diremo oh, è finita. Poi non so se sarà mai veramente totalmente finita, perché poi adesso qui non voglio fare il virologo, ce ne sono fin troppo in giro, però sai... Non fare neanche il melagrammo, però. No, ma per carità, però sai, tutto si evolve, tutto sì. Cambia. Però insomma, torneremo a normalità prima o poi. Insomma. Ma quando mai c'è stata una normalità? Tu dico, non esiste, la normalità è un concetto astratto, come la felicità, è vero, la normalità, è come la colazione perfetta con la famiglia di quelli che si inzuppano col biscotto, eccetera. Non esiste, è vabbè, tutto un concetto. Il concetto di normalità oggi è poter ritrovarsi, non so, vedere un concerto tutti insieme, poter andare a teatro, esatto. Tutti vicini. Ovviamente adesso abbiamo delle parvenze di normalità, adesso per esempio in questi giorni sappiamo che a Ferrara ci sono dei concerti in centro, però anche lì devi stare seduto, devi stare un po' distanziato, quindi un po' ovunque è così, è ovvio che per una questione teatrale forse già c'è un contesto in cui qualcosa si può fare, però è diverso rispetto a quello che è il fatto che tu arrivi, ti siedi, certo, tutti però vicini. È diverso anche dal fatto che, per esempio, per urlare i pipi urra e viva l'Italia, tutte le persone abbiano fatto un bel assembramento, tutti quanti vicini, mentre a teatro si muore. Sì. Che il virus non va a vedere il calcio, il virus è colto, va solo al cinema, va al teatro, poi nei ristoranti va vicino alla cassa il virus e in bagno. Per cui tu, quando entri dentro il ristorante, ti siedi, mangi, puoi togliere la mascherina perché non c'è pericolo di vita. Se vai alla cassa a pagare, il virus è lì, dentro le banconote, vicino al posto. Tu ce l'hai Green Pass intanto? Io certo che l'ho. Vedi, Green allora Pass. Cioè, ti sembra tu che... puoi arrivare ovunque. No, perché sai, sei rosso, quindi però parliamo di green, quindi... No, vabbè, ho il Green Pass, ma non è che andare alla cassa... No, lo so, non posso, dai, usare ovviamente la mascherina. Certo. Devo usare la mascherina lo stesso. Quindi... certo. Vabbè, insomma, era giusto un po' per capire un po' il contesto di queste ultime settimane. Interessante. Poi che... sulle polemiche potremmo aprire un polverone infinito. No, ma voglio dire che la cosa fantastica è che la normalità nuova per noi sarà di poter andare al cinema vicini a degli altri. È vero. Tu pensa, 3 anni fa, se ti avessero detto questa è la normalità, oppure quello che noi spereremo di ritrovare come, per etichettarlo come normalità. Quando invece 3 anni fa cos'era la normalità allora? Dove risiedeva la normalità? Guarda, io 3 anni fa vedevo che la gente si lamentava dell'olio di palma, per dire. Hanno tolto l'olio di palma dappertutto. Esatto, e malgrado tutto è arrivato il virus. Esatto, vedi. Quindi era meglio, rimpiangiamo i tempi dell'olio di palma. Forse,
forse era quasi meglio. Nell'olio d'oliva non c'era il virus, invece nell'olio di palma sì, oppure che ne so, non lo sappiamo. C'è una serie di cortocircuiti. Vabbè, insomma, speriamo che questi virus si rimettano tranquilli e che soprattutto non ragionino a compartimenti stagni, quindi vadano un po' dappertutto. Vanno un po' dappertutto, siano non democratici, solo, non solo ai non teatri. Solo al teatro e al cinema. Ecco. Senti Gianni, già che sono qua, insomma, tutti ti conosciamo per la tua carriera, sì. Visto che tu ieri sera al telefono mi hai detto chiedimi quello che vuoi. Esatto, parte tu... un prestito che non è un periodo. No, questo no, i prestiti non te li chiedono in generale. Tu cosa ti ricordi dei tuoi esordi? Mi ricordo tutto, perché uno shock così forte, come fa di me? È come dice l'incidente che ha avuto quando è precipitato l'aereo, cosa si ricorda? Tutto. Cioè... Io guarda, non ho letto cosa facevi prima, ma qualcuno mi ha detto che è possibile che tu fossi un insegnante o un tecnico di laboratorio. No, ero un informatico, avevo cominciato... Ecco. Da giovane, molto giovane, a 19 anni ho aperto assieme degli altri una società di informatica Ferrara che si occupava dei primi personal computer, per cui abbiamo visto nascere tra le nostre manine ancora sudaticce da adolescente quasi i primi computer, i 386, 486, 286, queste cose qua, i primi compatibili IBM. E da lì in poi, a un certo punto, insomma... Però sempre col pallino della comicità e del fare l'attore? Beh, o no, in realtà, guarda, ho cominciato che ero ragazzino a fare spettacoli con alcuni amici che poi sono diventati imprenditori sempre nel campo dell'intrattenimento, per cui uno è Davide Franco, che è un imprenditore sì. Molto conosciuto a Ferrara, titolare della sua immagine. Sì, questo è un bruttissimo filmato, grazie di averlo tirato fuori. E riguarda una mia esibizione al locale Zelig a Milano. Però intanto Zelig ti ha dato una bella popolarità. Certo, ma tutta la televisione in genere, io ne ho fatta tantissima, soprattutto negli anni 90, sì. Quando la televisione aveva un registro molto diverso da quello che c'è adesso, per cui si poteva fare un po' di più di varietà. Adesso ci sono solo reality, per cui tu se non vai dentro al grande fratello VIP a spogliarti e che la gente ti vede un po' una mezza chiappa. Quindi così, per questo che hai fatto Fulmonti? Perché dopo Fulmonti, dici così, dopo arrivo al grande fratello VIP e mi sono già abituato. Allora, ti racconto questa cosa. Fulmonti intanto mi ha portato fortuna, perché la prima edizione che ho fatto nel 2013, con una compagine diversa da quella con cui ero in giro più recentemente, e là c'erano Paolo Calabresi, Pietro Sermonti, Paolo Ruffini e Sergio Mugniz per dire della differenza che si poteva vedere. Mi ha portato però fortuna, perché ho conosciuto mia moglie. Ah, è venuta a vedermi questa ragazza. Vedi che alla fine si spogliavano anche gli altri, ma guardava te. Io ero un po' più evidente, ero un po' più nudo degli altri, capito, perché però, c'era più superficie. Tu il polo attrattivo. Esatto, per cui lei mi ha visto nudo, non ha capito più niente e ci siamo sposati. Quindi diciamo che. Ma al di là di quello, sono stato veramente chiamato per la primissima edizione del Grande Fratello VIP. Cui sono andato a parlare e poi per fortuna non mi hanno preso, perché poi ho visto cosa fanno, cioè non è che insomma l'impostazione che durante i colloqui iniziali che sembrava che prendesse poi la trasmissione è stata un po' disattesa, certo. Per cui è andata verso un tipo di intrattenimento che non mi si confà propriamente. Poi nell'ultima edizione, se non sbaglio, forse dovuto al fatto appunto che c'era questa pandemia, è durato mesi, mesi e mesi, credo più di quello che era previsto. Sì, c'è gente che è rimasta dentro 6 mesi, credo. Ma sai, i reality poi, a parte che sono tutti irreality, sì, perché certo. Naturalmente dove c'è una telecamera, dove sono degli autori, non può essere un programma dove la gente si comporta normalmente come nella realtà, essendo uno show televisivo non può essere reale, perché come dice Umberto Eco, Siamo più reality noi. Esatto, quindi il discorso qual è? Che questo tipo di televisione che è nata col primo Grande Fratello, quindi attorno al 2000 circa, ha spazzato via la televisione precedente per una questione di costi, per cui un varietà costava X, perché tutti gli ospiti che c'erano dentro erano artisti che si erano fatti una loro carriera, quindi avevano un valore di mercato elevato. Certo. Poi è arrivato il reality, che cosa ha fatto? Che ha creato dal nulla dei personaggi che non avevano altro talento se non quello di poter rimanere vivo più a lungo davanti a una telecamera, e li ha stipendiati come se fossero dei dipendenti. Quindi i costi che poteva avere con 10 artisti che si erano fatti la gavetta in teatro, comunque trentennale, eccetera, sono stati spazzati via dai costi ridotti al lumicino di questo nuovo tipo di televisione. Per cui da lì in poi
tutte le trasmissioni fatte sono state sempre in quel solco, per cui dicevano facciamo quest'anno diventare famosi 10, un panettiere, un finanziere, uno scappato di casa, eccetera. Cosa fanno questi? Vengono utilizzati e sfruttati per un anno, dopodiché chi se ne frega, ne costruiamo altri 10. Quelli precedenti li teniamo buoni per 5-6 anni dopo, certo. Fare che fine ha fatto quello che faceva il pizzaiolo 5-6 anni prima, nel primo Grande Fratello, e quindi si autoalimenta. Ti ricordi uno di 20 anni fa, secondo me, il primo pizzaiolo. Il primo. Beh, certo, gli anche altri perché non li ho visti. In realtà il primo Grande Fratello ce lo ricordiamo un po' tutti, certo. Per il fatto che era la novità. Certo, poi dopo si sono talmente susseguiti nelle edizioni, poi scopiazzature varie, per cui alla fine perde un po' il segno. Certo. E quindi cosa succede? Che la televisione si è un po' nutrita di se stessa e ombelicalmente sempre più, diciamo, offrendo meno dal punto di vista artistico, è brutto da dire, però è la verità. Cioè, mentre prima vedevi, che ne so, Johnny Dorelli, porca miseria, che attore, che artista, che canta, così, eccetera, adesso vedi uno che fa punz, 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 si fa la sua canzoncina d'estive, il reggaeton, eccetera, ed è una cosa abbastanza bassa dal punto di vista, diciamo, dell'eclettismo dell'artistico. È un sai che non so cosa stiamo facendo, stanno penso cliccando un po' a casaccio, non lo so, sul tuo sito. Mi sembra di essere morto che state facendo vedere un coccodrillo. Dice guarda come era vivo, guarda che faceva le cose. Vabbè, no, insomma, no. Questa partecipazione? Sono vivo, lo dico perché sembro morto così. No, sai perché te lo chiedo? Perché Ezio Greggio l'ho visto l'altra sera, vabbè, non voglio, diciamo, fare giudizi sullo spettacolo, ma ho visto un frammento dei 70 anni di Jerry Calà, ha fatto una festa, e ho visto Ezio Greggio che era identico a se stesso. No, lui è plastificato. Ma veramente, è una cosa impressionante. Sì, tutti invecchiati, come è normale che sia, al ciclo della vita, lui è sempre uguale. Però faccio presente che anche io sono sempre uguale. Anche tu sei sempre uguale. Modestamente. Vero, cambio gli occhiali, ma per il resto sono uguale. È vero, rossi come la maglietta, come tutto il resto. Certo, quindi, in questo caso sì, però sono stati anche di altri colori. Ma voglio dire che molto spesso capita che da giovani uno si è belli, hai tanti, magri, senza occhiali, coi capelli, poi invecchiando cresce la pancia, si mettono gli occhiali, eccetera. Invece no, io ero già così. Quindi, tu eri già pronto. Diciamo che non ho... Gianni non, Fantoni non sono tra una 20 anni lo vedremo ancora così. Esatto, ma anche fra 40 anche secondo fra 40, me. Sì, anche sì. Fra 40. Senti Gianni, vabbè, per quello che riguarda l'ambito cinematografico volevo toccare anche questo aspetto perché tu sei stato tra l'altro protagonista di un film pluripremiato che ha avuto solo la sfiga di uscire quando è uscito il Covid di fatto. Beh sì, volevo nascondermi, sono diciamo stato chiamato da Giorgio Diritti che è un grandissimo regista e chiamato per un ruolo diciamo minore però abbastanza importante ai fini della storia e quindi sono modestamente dentro un film che ha vinto non so quanti premi, 800 credo premi, tra cui l'Orso d'Argento a Elio Germano a Berlino come miglior attore, tra cui 7-8 David, Nastri d'Argento a profusione, quindi un film meraviglioso che se non avete ancora visto vi consiglio di recuperare perché è uscito anche al cinema nel frattempo, in streaming lo trovate su varie piattaforme, insomma sì, da vedere. È che oggi il cinema effettivamente è vero, amplificato dal Covid, ma anche dalla tecnologia, alla fine dei conti, ormai ha spalmato un po' dappertutto. Io ti dico, sarà forse perché sono nato in epoca ancora analogica, non riesco a godermi un film su Netflix per dire come vederlo al cinema, però capisco che ormai gira così, girano le piattaforme dove vedere i film, quindi benvengano anche queste, è sempre un qualcosa in più, insomma. Sì, però il cinema è ancora un'emozione, è un'emozione che purtroppo sai cosa c'è? In certi casi, per esempio, mi ricordo l'ultimo film che ho visto con molta gente in sala, è stato Guerre Stellari di, credo, 2 o 3 Natali fa, insomma, forse del 19 o del 18, non mi ricordo. Però ci sono sempre molti maleducati anche in sala. Quello è vero. Parlottano. Beh, però quello comunque fa parte del contesto, il rischio, lo sai. Però in ogni caso vedere un film con tante persone, poi comunque non è tanto quello, secondo me, è proprio vederlo sullo schermo gigante. No, certo, col suono. Per quanto puoi avere un televisore enorme in casa, non è la stessa cosa. Se poi uno ha la fortuna di poter andare nelle sale con gli IMAX, che sono gli schermi giganteschi, vedendolo magari in 3D con gli occhialini quelli belli, lussuosi, non solo quelli con la plastica, ma quelli anche col chip dentro, con il suono stereoscopico fatto in una maniera stereofonico, cioè olofonico, oppure insomma spaziale,
allora lì vedi una roba veramente. Adesso qua da noi di sale di questo tipo non mi sembra che no, ce ne siano noi ancora no. Nei paraggi, però io che ho avuto l'opportunità, insomma ce n'è una a Milano. Sì, a Melzo se non sbaglio. A Melzo ce ne sono due, c'è un IMAX vero e c'è invece un'altra, la sala energia che dici di Melzo, che okay. Non è proprio un IMAX, anche se ha delle caratteristiche simili. Analoghe. E adesso sta per uscire, o forse già uscita, un'ulteriore evoluzione di questa qualità, perché tu vai al cinema e vedi uno schermo enorme, sei dentro a un film, non può essere mai riprodotto proprio, a casa. È questione di essere inserito, insomma. Senti sì. Gianni, visto che siamo in chiusura, anche se ho capito che con te potremmo andare avanti, potevo fare un'ora e mezza con te, direi. Ma partiamo la mattina, apriamo l'apertura del monoscopio. Facciamo un Gianni Fantoni show all'infinito e non finisce più. No, però, vabbè. Ipotizziamo in una condizione di normalità, da che cosa vorresti ripartire? Perché insomma televisione, radio, cinema, teatro, io presidente di Factory Grisù, dove ti vedremo, che cosa farai? Vorrei ripartire da un bonifico. Ecco, e questa è già una bella cosa. Però un bonifico che arrivi da che parte? Dalla banca, proprio dalla banca. Sì, guarda, è inutile che il bonifico arrivi. Sai che sento che ridono anche in regia. Ma meno male, meno male. È l'unico pubblico che abbiamo in questo momento. Però è un buon riscontro. Insomma, è importante, riscontro, perché ha visto un sacco di persone, ha visto anche te. Hai quindi, visto? Insomma, avrà anche voglia di ridere. Hai visto il centralino, la centralinista, tutto il resto. Hai voglia di quanta gente. Mi ricordo che sono venuto qua dentro, che ero magro, quindi figurati. Va bene. Gianni, allora, ti verremo a trovare a Factory Grisù, poi magari, intanto, ci hai raccontato un po' di novità. Quando ci saranno queste sorprese che non si possono dire ancora, mandi un messaggino. Posso arriviamo. Solo dire, anticipare una cosa. Vai. Alla fine proprio, vai. Che così tengo col fiato sospeso, eccetera. Ci sarà un'opera d'arte, un'installazione luminosa, presto, del grandissimo maestro Margo Lodola. Ok, quindi perfetto. Ne daremo notizie ai giornali, stiamo approntando questa installazione. Tenete presente che il maestro Lodola in questo momento nel mondo si sta occupando delle prime 400 boutique della Maison Dior, per cui non è proprio l'ultimo arrivato. Quindi per pena di contrappasso gli ho chiesto di fare una cosa anche a Grisù, per abbassare l'enorme successo che sta avendo. Quando c'è, chiamaci, ci saremo. Intanto Gianni, seriamente, insomma, grazie di questa chiacchierata e buon proseguimento a prescindere da quello che sarà, va bene? Grazie, posso fare la benedizione? No, dai, benedicimi, non è via, ho bisogno di benedizioni. No, faccio solo così. Fallo in generale. Oppure faccio come i manekine ko, che sono i gattini cinesi e giapponesi. Quelli così. Che fanno così, che venite dentro il nostro negozio, così. Va bene. Porta fortuna. Gianni Fantoni a Match Estate, noi andiamo in pubblicità, tra poco altri ospiti. Gianni, grazie ancora e buon proseguimento. Grazie a tutti, ciao. E torniamo con la seconda parte di Match Estate, grazie ancora a Gianni Fantoni, quindi che ritroveremo sicuramente nei prossimi mesi, insomma, con le novità, con le attività di Factory Grisù. Adesso invece spazio dedicato esclusivamente alla musica nella prossima mezz'ora, una band che diciamo ha già una grande storia nel territorio ferrarese, che sono tornati di recente con un nuovo video. Si chiamano Carichi Sospesi, sono carichi, anche se è vero non sono tutti carichi perché ne abbiamo solo 3 dei 5, però insomma li presentiamo quelli che abbiamo. Vedo che hai incontrato prima te. Allora cominciamo dal chitarrista Davide Cesari. Ciao Davide. Ciao a tutti. Ben ritrovato. Grazie. Salutiamo Davide Canella, batterista. Ciao a tutti. Ciao Davide, benvenuto. E poi il cantante, vedi il cantante ciliegina sulla torta. Ciao a tutti. Enrico Basaglia. Ciao Enrico. Ciao. Allora, intanto vi faccio presentare, per chi non conoscesse, i Carichi Sospesi, band rock appunto del nostro territorio, che comunque ha già all'attivo diversi brani, una carriera piuttosto importante. Enrico, intanto da quanto tempo suonate? Beh, in realtà suoniamo da metà anni 90, poi dopo ognuno ha scelto di intraprendere carriere diverse e comunque esperienze diverse, fondendosi con altri musicisti, con altri gusti musicali, fino ad arrivare ad oggi, con cambiamenti nella band, con l'intento preciso di andare avanti con i brani nostri originali, quindi
il nostro fine ultimo è quello di proporre brani nostri. Certo. Ecco, quindi carichi sospesi, sì. Abbiamo detto 5 componenti, quanti sono rimasti dalle origini ad oggi? Beh, siamo in 3 in realtà. Siamo io, Davide e Gianni. Non sei oggi. Certo, lo salutiamo, tra l'altro sono impegnato per altre cose, però insomma lo salutiamo, è stato il tramite, diciamo, in questa carrellata, in questa ospitata. Certo. Allora, abbiamo detto, avete iniziato negli anni 90, però avete iniziato sempre con brani vostri o eravate prima una cover band? Siamo sempre stati una band compatta, decisa nel fare brani vostri sempre. Assolutamente, okay. Assolutamente. Ecco, quindi brani che, insomma, meno male ricalcano un po' il rock italiano. Assolutamente, sì. Brano, sì, pop rock italiano, certo. Se ti posso chiedere, so che è sempre brutta come domanda, ma un riferimento o più riferimenti musicali che avete un po' come punti di riferimento? Bah, se li avete, magari insomma, puoi dire non ne abbiamo, via. Diciamo che è sicuramente una mescolanza di tutto quello che abbiamo ascoltato nel nostro passato, certo. La nostra vita. E ci sono delle influenze che sono comunque mescolate tra di loro e che vengono fuori nel nostro sound, che comunque, secondo il nostro punto di vista, è comunque originale. Certo. Sì. Davide, allora, da un gruppo di amici fondamentalmente, da tanti anni che portate avanti. Ecco, anche nel tuo caso, tu appunto sei il chitarrista della band. Sì. Intanto chiedo anche te, intanto, se hai delle influenze particolari, che so che a volte chi è chitarrista, chi sono al basso, ha dei riferimenti anche importanti. Beh, sì. Tu chi segui o cosa ascolti? Ovviamente, io sembro Davide Cesari. Sì. Ascoltare, ne ascolto tanta di musica. Chitarristi che mi hanno ispirato parecchio, adesso Enrico è The Age, secondo me il chitarrista degli U2 ha dato una svolta importantissima. Quindi musica. Lui è Bono in pratica per te? Bono no, nel senso come nome, no? No, nel senso so che... Con la B maiuscola. sì, poi dipende sempre dagli anni in cui sei nato, comunque quella era la musica che quando avevo 14-15 anni mi ronzava nelle certo. orecchie. Ma comunque io cerco di essere il più originale possibile e cerco di mettermi a disposizione della canzone. Noi cerchiamo di fare brani, non di avere il bravo chitarrista. Non di emulare, bravo... certo. Cioè, almeno ci proviamo. Ecco. No, ma certo, poi insomma vi ascolteremo con 2 brani, uno appena uscito, comunque di recente, l'altro invece un po' più datato. E comunque la vostra storia, abbiamo detto appunto con Enrico, è composta da 3 che insomma sono lo zoccolo duro della band e insomma qualcosa che è cambiato nel tempo. Tra chi è cambiato nel tempo abbiamo uno che effettivamente un pochino si vede che è un pelino più giovane di tutti e 3, mi ci metto anch'io, Davide Canella, batterista. Ciao Davide, intanto. Ciao. Di nuovo. Tu intanto da quanto sei batterista di questo gruppo? Sono batterista di questo gruppo dal 2018, sono entrato nel 2018 e sono tuttora il batterista dei Carichi Sospesi. Abbiamo sostituito il vecchio batterista perché per cause personali ha dovuto lasciare. Capitano queste vicissitudini. Ecco, e sono entrato e abbiamo sfornato questo pezzo qua di Almeno Tu, appunto scritto da me. Però sono entrato con un CD alle spalle che è fuori dal tempo, che ho dovuto prendere in mano e portarlo come live ai concerti che abbiamo fatto fino al 2019. Poi siamo entrati nella parte pandemica, purtroppo. Certo. Questa te la sei studiata, te la sei studiata questa. Nella parte pandemica, perché appunto lì è stato difficile suonare, anzi impossibile, però abbiamo costruito appunto nuovi pezzi come Almeno Tu, e Liete Immobili, che è un'altra canzone che uscirà breve. Di cui però non c'è ancora il video. No, non c'è ancora il video. Ok. Ecco, allora guarda, prima di ascoltare il primo dei 2 brani, poi insomma diamo spazio alla musica, giustamente, visto che abbiamo una band. Enrico, com'è stato appunto affrontare questo anno e mezzo, anche tra di voi? Perché insomma immagino che all'inizio del lockdown fosse proprio difficile anche proprio vedersi fisicamente. Beh, sicuramente è stato difficoltoso, perché comunque è una situazione difficoltosa per tutti i musicisti, che sono stati veramente molto penalizzati da questo punto di vista. Però per noi il lockdown ci ha portato anche delle idee nuove, ci ha permesso di rimanere comunque in contatto attraverso le tecnologie, voglio dire, attraverso quello che potevamo fare, anche suonare dal vivo attraverso WhatsApp o attraverso altre cose. Quindi abbiamo messo insieme un sacco di idee e le abbiamo messo a frutto fin tanto che adesso le stiamo tirando fuori. Finalmente ci siamo un po' rafforzati dal fatto che comunque sembra che la cosa stia prendendo piede, si spera che comunque la cosa si apra e che comunque non ci siano più problemi.
la vedo un po' duretta però. Vabbè. Anche perché, in virtù del fatto che comunque i musicisti, quelli veri, sì, alla fine, perché alla fine per noi, voglio dire, è comunque sempre un gioco, anche se ci riteniamo comunque musicisti, perché lo siamo alla fine. Ci sono fatti poco sentire in questo campo qua, hanno battuto veramente poco i pugni. E quindi questo ha portato a posso immaginare, perché è una categoria molto bistrattata questa. Certo. Sai cos'è? Che purtroppo quando si parla del mondo dell'intrattenimento sembra quasi che sia, vabbè, non è la priorità rispetto ad altri campi, però effettivamente intanto dà da mangiare a tantissime persone e poi comunque la musica, l'intrattenimento fa parte della nostra vita, quindi anche voi avete un ruolo assolutamente importante sì, per farci sentire meglio dal punto di vista non fisico ma umorale, insomma, che poi di conseguenza è anche dal punto di vista fisico. Ingentilisce l'animo la musica. Appunto, questo voglio dire. Cioè, una parte fondamentale. Io credo che anche durante i momenti più difficili, quando siamo dovuti rimanere in casa la sera, chissà quanta musica in casa è stata ascoltata dalla gente per sentirsi bene proprio, ecco, per intrattenersi. Allora, tra un attimo ascoltiamo Ferma le parole, perché è il vostro precedente video, comunque è un video datato, a quando risale? Questo risale a 2 anni fa. L'abbiamo girato all'interno della sala estense, che ci ha dato la possibilità di poterlo girare appunto su quel palco, sul quale noi abbiamo fatto diversi concerti negli anni. È stata veramente una bella esperienza, sì. Ma collaborazioni che avete avuto, prima mi dicevate con Poltronieri, con altre persone, avete collaborato nella vostra carriera? Abbiamo fatto alcuni concerti in un festival che si chiama Rock Circus, che si svolge a San Bartolomeo, si svolgeva perché... Sì, è vero. Speriamo che si risvolga in futuro. Speriamo che lo faremo ancora, e Poltronieri molto gentilmente è venuto sul palco a fare un paio di per accompagnarci in un paio di pezzi. Lo saluto perché è stato ospite anche lui a volte in questo programma. Molto divertente. Allora, io direi di dare spazio alla musica, poi continuiamo a conoscere i carichi sospesi. Ferma le parole, torniamo indietro allora quindi di qualche anno, neanche troppo a dire il vero, e poi rientriamo in onda per continuare a conoscere questa band. Spazio alla regia. Bene. Cielo più grande che c'è, e insegnami a volare come volavo con lei. Fermiamo le parole consumate dai perché, teniamo gli occhi bassi per non vedere più in là. Questo silenzio di fiori mi dice la verità. Questa mania del coraggio non la capirò mai. È così bello tremare per capire chi sei. Non siamo certo di metallo, vetro, legno, plastica. Ferma le parole. Che rapporti hai con te stesso? Ti stringe molto il costume che hai addosso? Ne vorresti uno nuovo, ma tu non ti accontenti. E purtroppo lo sai, è un difetto di tanti. E lentamente ti vengo a cercare, con le mie stanche frasi e le mie solite paure. Stasera esco, stasera esci con me. E lentamente ti vengo a cercare, con le mie stanche frasi e le mie solite paure. Stasera esco, stasera esci con me. E adesso chiama piano, tanto io sentirò. E come un aeroplano per il cielo vivrò.
percentuale maggiore della natura mia. Solo per fare in modo che tu ancora ci sia. Questo silenzio di fiori mi dice la verità. Questa mania del coraggio non la capirò mai. Ferma le parole, ferma le parole, ferma le parole, ferma le parole. E allora torniamo in onda, ferma le parole. Noi però, lo dicevo onestamente, ma ve lo ripeto anche in diretta, non avrei fermato le parole, avrei continuato ad ascoltarvi perché è veramente un bel brano. Complimenti. E qui così volevo agganciarmi a quello che stavamo un po' commentando fuori onda, cioè il fatto, la soddisfazione di essere una band che crea musica in casa propria, cioè non fate cover, ma veramente siete voi gli artisti di voi stessi in pratica. Certo, certo. Voi avete sempre spinto questa cosa, immagino. Beh, pur con le difficoltà del caso. È comunque sempre stato il nostro fine ultimo, quindi scrivere brani nostri, musica e parole per creare, perché la creatività fa parte proprio del nostro modo di essere proprio. Tutti, certo, siamo creativi, perché ognuno ci mette del proprio, quindi dosando le cose nel modo giusto viene sempre fuori la ricetta giusta. Poi siamo, quindi, differenti, perché c'è a Ferrara, ci sono tutte cover band, nei locali prendono solo cover band e noi siamo una band che invece fa musica propria, ecco, musica infatti nostra. Volevo proprio arrivare a questo, cioè c'è da dire, noi non stiamo puntando dito contro nessuno, ci mancherebbe altro, però quando fai cover è più semplice probabilmente perché la gente quando va nei locali fondamentalmente vuole ascoltarsi la canzone che già riconosce subito, la canticchia, eccetera eccetera. Promuoversi quando non hai magari altre possibilità di farti conoscere diventa più impegnativo. Però insomma, Davide Cesare, a questo punto chiedo anche a te, il George Harrison, visto che prima non l'hai citato, dei carichi sospesi. Magari. Vabbè, insomma, ecco, vorrei ripuntare un po' su questo. Quindi vi siete sempre battuti per fare canzoni vostre, immagino anche dovendo mettere insieme 5 teste diverse, che non è facile, sì, quando si crea una canzone. No, non è facile, ma cioè, alla fine è più facile di quello che si pensa, perché il fatto che per esempio abbiamo anche due elementi giovani, cioè io, Gianni e Enrico, siamo di una certa età, sì, Davide, siamo giovani da più tempo. Sì, sono loro che sono un po' più giovani, cioè, sì, tutti giovani, sì, loro un po' di più. Io e il tastierista. Quanti anni ha il tastierista? 33 ne fa, okay, ed è Alessandro Gulinati. Tu invece? Davide, ne hai? 26. Fermiamoci con lui. Basta. Lui è un po' più di 33, basta. Lui è quello che batte tutto. Esatto. Comunque, il fatto di avere anche delle teste giovani, cioè che hanno ascoltato musica diversa, hanno percepito musica diversa, è bello mischiare queste cose, perché saltano fuori delle cose belle, fresche e tutto quanto. Per quanto riguarda la difficoltà è quella, secondo me, di non spaventarsi poi più di tanto. Cioè, noi la pensiamo così, noi facciamo la nostra musica che ci piace tanto,
Poi se piace bene, se non piace... Ci mancherebbe altro, però come questo poi vale poi per tutti ovviamente, però come vi dicevo prima... Il discorso è sempre legato fondamentalmente, questo lo dico magari a chi non conosce bene come gira la musica, alla distribuzione e alla promozione, perché io mentre vi ascoltavo, cercavo di ascoltarvi anche un po' facendo finta che voi non foste qui, ed effettivamente se questo brano passasse, non so, su RTL, su Radio DJ o su 105, potrebbe essere tranquillamente assimilabile come tanti, anzi forse ancora più orecchiabile rispetto ad altri brani che a volte ci vengono imposti, quindi alla fine dei conti il problema è sempre arrivare alla punta dell'iceberg e quindi farsi conoscere, ma questo vale per voi, vale per il cinema, prima ne parlavamo con Gianni Fantoni che a volte certi film non hanno successo ma perché non sono distribuiti sufficientemente nelle sale che contano e tutto il resto, quindi è così. Il problema è che siete comunque soddisfatti di quello che fate, anche perché immagino che ognuno di voi abbia la vostra vita privata, però insomma gruppo di amici che continua e va avanti imperterrito insomma da questo punto di vista. Ma chiedo a te invece, Davide Canella, in questo caso, tu come sei venuto a conoscenza di loro? Allora, sei tu che hai trovato loro o loro che hanno trovato te? No, beh, sono loro che hanno trovato me, grazie alla scuola di musica di Ferrara, che frequento, la MF, scuola ottima di musica risorsa. Moderna, e Gianni, il bassista, è venuto a conoscenza di me tramite la scuola e ci siamo collegati. Tra l'altro non ero solo l'unico batterista di prova, diciamo, c'è stata una piccola selezione che... Mi sono persino permesso di fare una cosa del genere. Vedi, allora siete avanti allora qua, cioè se volete permettete il lusso, esatto, il lusso di scegliere. E niente, dopo ho incominciato a far parte del gruppo, del progetto Carichi Sospesi, fino ad oggi con Almeno Tu e nuovi brani. Tu suonavi in qualche altra band prima? Ho avuto altre esperienze con altre band, però purtroppo è sempre finita perché con i ragazzi giovani adesso è difficile tirare fuori gli strumenti, guarda, impegno e... Guarda, non so se è una cosa di adesso, ma è sempre stata così secondo me, cioè nel senso che quando si è giovani tutti si vogliono cimentare a fare musica, poi però, ripeto, per questo ho molta stima di Davide e di Enrico, cioè quando non sei più un ragazzino e pur con la tua vita che l'hai costruita, eccetera, eccetera, vai avanti, ecco, quello veramente secondo me è sinonimo di vera passione, insomma, quindi... Ecco, assolutamente, quindi, sì. Insomma, anche perché ripeto di band che anche qui a Telestense ne avete viste passare, ce ne sono veramente tante, poche sono arrivate però a un traguardo così importante. Voi insomma cosa sono, 25 anni che suonate? Alla fine sì, certo. Ecco, quindi insomma ormai è un pezzo importante. Allora volevo farvi altre domande, però a questo punto sentiamo questa ultima versione, questo nuovo brano che avete lanciato di recente, Almeno Tu, è uscito il video da poco, poche settimane? È uscito poco più di un mese fa, sì. Sì. Quindi l'avete girato, dove è stato girato il video? È un video fresco che è stato girato nelle campagne ferraresi. Quindi autoctono proprio. Sì, è proprio autoctono, certo. Va bene, allora io direi non andiamo oltre, lo commentiamo dopo, Almeno Tu, I Carichi Sospesi qui a Telestense. Mai veleno su questo mondo infame, almeno tu vivi di apparenze e di immaginazione, almeno tu conosci le distanze che ci avvicineranno, almeno tu sai fare molto bene a farti perdonare. Se non è amore, che cos'è? Almeno tu pensi che la vita sia come un'avventura, ti dico sì, ti aiuto a percepirla nella giusta misura. Almeno tu pensi sempre avanti e non ti fermi mai. Resta così, con tutti i tuoi progetti e con i loro guai.
se non è amore, che cos'è? Se non è amore, sai cos'è? Cos'è? La vita mia, la vita tua, la vita che se ne va via. Giocatela, respirala, ma non odiarla, tu non odiarla mai. Almeno tu non piangi mai per finta, ancora non riesci, resta così, che tanto non c'è fretta per diventare vecchi e cercare le cose che ti fanno più grande e andare in giro per strada e sentirsi importante e pensare a tutto ciò che vuoi e pensare a tutto quel che puoi. Adesso tu, adesso vuoi, adesso tu, adesso vuoi, adesso tu. La vita mia, la vita tua, la vita che se ne va via. Giocatela, respirala, ma non odiarla, tu non odiarla. La vita mia, la vita tua, la vita che se ne va via. Giocatela, respirala, ma non odiarla, tu non odiarla, tu non odiarla mai. E bravi ragazzi, almeno tu, erano i carichi sospesi. Mi raccomando, andateli a cercare sui loro canali social. Anzi, prima che mi dimentichi, ricordiamo come fare per contattarvi e per seguirvi. Beh, abbiamo una pagina Facebook, Carichi Sospesi, e poi niente, la nostra musica si trova sulle piattaforme digitali, su Spotify, Apple Music, Google Play e poi su YouTube, dove si può vedere appunto il video. Certo. Si può interagire e magari mandare con questo effetto vintage, come questo dicevamo. Effetto vintage, sì. Ok. Allora, ricordiamo che però i carichi sospesi sono in cinque. Davide Cesari, Davide Canella, Enrico Basaglia qui con noi, però ricordiamo gli altri due componenti. Gianni Padovani, che è il grandissimo, anche lui, componente, fondatore storico della band. Che saluto, è stato il tramite, è stato il tramite. Purtroppo non ha potuto venire. E Alessandro Gulinati, che si occupa delle tastiere e programmazioni, che insieme a noi fa tutto questo bel gioco, insomma. Ecco, allora noi ve li abbiamo fatti sentire, a questo punto andate voi a sentirli, visto che avete due date imminenti, giusto? Sì, abbiamo sabato prossimo, appunto sabato 24, siamo al campo sportivo di San Bartolomeo in Bosco, nella manifestazione che fino a un paio d'anni fa era Rock Circus, adesso è in versione più ridotta, visto quello che sta succedendo, però ci saremo. E questo è importante. Questo è molto, molto importante. Poi saremo domenica 1 agosto a Voghera, al bar La Siesta, dove proporremo appunto il nostro repertorio originale. Bene, allora quindi insomma devo dire, mi avete incuriosito e come me credo che abbiate incuriosito anche il pubblico da casa, poi insomma so che appunto siete già noti al pubblico che vi segue da tempo, però spero che qualcuno in più magari abbia avuto modo di conoscervi oggi. Allora, carichi sospesi, io vi ringrazio ovviamente, grazie della vostra carica che ci avete trasmesso con la vostra musica, e magari ci riaggiorniamo quando si potranno fare i concerti liberamente, quando saremo tutti più liberi, dai, un po' alla volta ci arriveremo. No, ce la dobbiamo fare. E quindi io intanto vi ringrazio per esserci venuti a trovare in questo appuntamento. Ok? Grazie mille. Grazie ancora. Allora, ricordo, per chiudere, ve li ripresento: Enrico Basaglia, Davide Canella e Davide Cesari. Grazie ancora ragazzi e alla prossima. Okay? Grazie a te. Piccola pausa, tra poco rimanete con noi, mezz'ora tutta dedicata allo sport, tra un attimo.
allora torniamo in onda. Noi qua stavamo ancora raccontandoci le cose mentre c'è stato il cambio ospiti, ultima parte di Match, Match Sport, come sapete, appunto dedicata prevalentemente, ma direi vero, non solo, perché sentiremo musica anche in questa fascia. Sono tornati a trovarci tre amici abituè delle parti delle fasce di Match, anche se li abbiamo un po' rimescolati oggi. Allora cominciamo intanto subito da Carlotta Duran. Ciao Carlotta. Ciao Nicola e buonasera a tutti. Ecco, allora intanto ti abbiamo rimesso nella posizione quando eri appunto a Lunedì Sport. Sì. Mi sono spostato io stavolta nella posizione più da... sono un po' un valletto stasera, diciamo così. E di fronte a me altri due ben personaggi noti, sia di Match ma anche di altri programmi. Cominciamo da Basket In, anche perché ci sono notizie legate al basket. Mauro Cavina, ben ritrovato. Ciao, ciao Nicola, buonasera. Ben ritrovato, perché tra l'altro dovete sapere, Mauro Cavina è sempre in giro, lo becco sempre sparso per l'Italia, però oggi è arrivato a Ferrara, quindi ti ringrazio anche per questo. Grazie a te. Mentre invece lui rappresenta Lido Nazioni per vari motivi e lo risentiremo più tardi, Max Fogli. Ciao Max. Buonasera a tutti, ciao Nicola. Ben ritrovato. Ben ritrovato anche a te. Benissimo, allora, come dicevo, in realtà gli argomenti sono... tutti e nessuno, perché abbiamo tanti temi legati allo sport. Io però volevo subito partire da una notizia che ho letto questa mattina su telestense.it, e così mi rivolgo subito a Mauro Cavina, che riguarda Dauria, quindi personaggio notissimo a Ferrara, non solo per quello che riguarda il mondo del basket. Ho letto di una vicepresidenza, Mauro. Eh sì, il presidente del club è diventato anche vicepresidente della Lega Nazionale Pallacanestro, e quindi da consigliere è passato a vicepresidente, quindi fa sempre un passo in avanti. E la Lega Nazionale Pallacanestro, lo ricordiamo, raccoglie tutte le squadre di A2 e anche di Serie B, quindi insomma, certo, è un ente sportivo insomma con una struttura e anche un'importanza notevole a livello nazionale. Ecco, allora quindi gli facciamo i complimenti ovviamente anche per questo nuovo incarico. Però insomma, parlando di basket, intanto ci sono novità per quello che riguarda il basket ferrarese? Ma per ora è tutto fermo, tutto si sta fermo, aspettando che inizi la stagione, l'appuntamento per metà agosto, i primi incontri sarà la Supercoppa a metà settembre, si partirà con il derby a 100, quindi derby fra Veneto XIV e club, e poi ci saranno tre derby sostanzialmente, perché la Supercoppa coinvolgerà appunto Ravenna, Forlì, 100 e Ferrara, poi una settimana diciamo di assestamento, il 2 ottobre partirà il campionato. Certo, ecco, questo per quello che riguarda ovviamente l'ambito cestistico. Poi sappiamo che anche per quello che riguarda il calcio siamo abbastanza fermi, si attenderà insomma quello che sarà il primo vero incontro contro l'Hellas Verona per quello che riguarda la SPAL il prossimo 6 di agosto, e insomma siamo a ridosso però di un grande evento internazionale. Ne abbiamo appena finito uno, quello degli europei, stanno per cominciare le Olimpiadi che da domani, pur con i problemi che sappiamo tutti, insomma sappiamo che Tokyo ha praticamente chiuso le porte a chiunque non faccia parte strettamente dell'ambito sportivo, però insomma animerà con tante attività e sicuramente ci non so come dire, rallegrerà in qualche modo per le prossime 2 settimane. Allora intanto Carlotta, volevo cominciare da te un po' a sapere qual è il tuo legame con lo sport. Tu hai qualche sport in particolare che segui? Mi viene a chiederti subito la box per motivi familiari, però sì, non so se sei legata a qualche sport in particolare. Allora, principalmente al calcio è lo, certo, sport che seguo di più, e poi la box, il nuoto, sì, però come secondo sport diciamo è la box. Soprattutto me ne sono appassionata negli ultimi anni, infatti per quanto riguarda le Olimpiadi sono amareggiata dal fatto che nessun pugile maschio italiano si sia qualificato. Saranno invece presenti 4 donne, tra cui 2 secondo me hanno grande possibilità di portare a casa delle medaglie, e sarebbe la prima volta nella storia del pugilato italiano femminile alle Olimpiadi che porterebbero a casa una medaglia, quindi spero insomma in questo, perché sarebbe una bella soddisfazione. Senti Carlotta, mi permetto di farti una domanda, perché sappiamo insomma che la tua famiglia è, insomma, il tuo cognome è un cognome importante proprio legato alla box internazionale. È uno sport che ti ha mai interessato da praticare in prima persona, oppure l'hai sempre guardato, non dico con distanza, però insomma comunque lo fanno gli altri, io lo guardo e la cosa finisce lì? L'ho sempre guardato dall'esterno, non, appunto negli ultimi anni mi sono appassionata, perché prima anche guardarlo non era una cosa che mi entusiasmava. Invece adesso mi piace seguire gli incontri, quelli che magari io vado a vedere anche a Milano, che ci sono dei big match, oppure anche su reti televisive magari importanti che fanno questi match dall'America, così mi interessano. Però da praticarlo no, non ci ho mai neanche pensato. Vabbè, insomma comunque giustamente insomma, la tua famiglia come sai bene,
come sappiamo tutti, ha portato avanti per lungo tempo, insomma, in alto l'onore della box italiana, e quindi mi sembrava giusto, insomma, creare questo collegamento. Anche perché, anche se non fa parte del vostro entourage, Max Fogli non sarà lui oggetto di box, ma aprirà, così ci colleghiamo un attimo, Max, a quello che appena detto appunto Carlotta, aprirai un incontro di box proprio tra una settimana, giusto? Il 30 di luglio in zona GAD si terranno diversi incontri quel giorno, che l'ultimo sarà l'incontro di Matano, che è ritornato sul ring da poco. Ecco. Certo. Ecco, allora, per quel tempo cosa farà? In pratica ricordiamo che ci sarà il 30 di luglio questa grande giornata dedicata alla box appunto a Ferrara, e però ci sarà anche la musica. Il 30 di luglio sarà una giornata impegnativa per me, nel senso che nel pomeriggio sarò a Ferrara in zona GAD appunto a cantare intorno alle 19, a presentare il singolo Lido Nazioni principalmente, che è quello che stiamo facendo girare, e sarà la prima giornata, quella del 30 luglio, in assoluto. Non sono ancora uscito live con il progetto, e la stessa sera ci sarà poi la Notte Rosa, quindi dovrò stringere i tempi per arrivare a Lido Scacchi, e la stessa sera di Gianni Drudi ci divideremo il palco, insomma. Vabbè, quindi doppio concerto per Max Fogli. Presenti solo Lido Nazioni oppure ti fanno cantare anche altro? Ma ci guardiamo, in realtà il focus è puntato lì, poi il resto ci guardiamo all'ultimo. Però, del resto te lo dicevo anche ieri al telefono, 4 anni fa i dei giornalisti hanno fatto Riccione, adesso giustamente è arrivato Max Fogli con Lido Nazioni. Vediamo se arriveranno anche altri brani in futuro. Con la differenza però che i dei giornalisti non sono di Riccione, invece io sono di Lido Nazioni. È vero, è vero. Quindi sia proprio di un brand, non loro. Giochi proprio in casa. Senti Max, per quello che riguarda invece lo sport, intanto le Olimpiadi ti appassionano oppure un po' meno magari rispetto ad altri? Da appassionato di calcio sono comunque profano di tutti gli altri sport, e mi sveglio quando ci sono appuntamenti come le Olimpiadi, mi piace seguirli tutti. A differenza della stragrande maggioranza dei fruitori delle Olimpiadi, mi interessano molto gli sport di squadra a livello olimpico. Infatti seguo molto il basket, la pallanuoto, tutti quegli sport che concentrano i loro tornei nel mese delle Olimpiadi. E se per Carlotta l'amarezza era di non vedere i pugili italiani partecipare, la mia è di non vedere la nazionale italiana di calcio alle Olimpiadi. Perché il torneo olimpico, certo, è sempre stato una vetrina importante per gli under 21, dove crescevano in mezzo ai 3 fuori quota che venivano inseriti, e dove sono sempre esplosi dei grandi talenti, e si sono sempre visti degli ottimi tornei olimpici a livello del mondiale. Vedere l'Italia fuori nell'anno in cui si sono vinti gli europei un po' mi dispiace, perché avrei visto un'altra rassegna dove l'Italia partecipava già adesso. Senti Mauro, mi ricollego, visto che ha citato il basket. L'Italia del basket appunto, è stata l'ultima a qualificarsi delle Olimpiadi, quindi esordio il 25 con la Germania. C'è anche un ferrarese, perché c'è un nato a Cento, ovvero Moraschini. E insomma arriva, diciamo, sull'onda di una qualificazione che forse era insperata, quindi insomma tutto il mondo del basket è pronto lì in asta di partenza a vedere questa squadra come si comporterà. Ma in che orari ci saranno? Perché insomma, visto che abbiamo questo fuso orario, so domenica, che cominceremo a vederli alle 3 del mattino. Domenica giocheranno alle 6:40 del mattino, sì, contro la Germania. Quindi tu sei uno di quelli che si alzerà da bravo tifoso. Certo. La mia amarezza è che dovevo andare a Tokyo, quindi già questo non va bene. Vabbè, purtroppo insomma, questo, le limitazioni purtroppo è dall'inizio della puntata che parlano di limitazioni, esatto, o col teatro, o con la musica, con i concerti. E dai contatti che ho, perché insomma un fotografo del basket è là, insomma, nel senso che le limitazioni sono davvero tante, quindi certo, ci si muove. Ma davvero. Secondo te comunque, anche se siamo arrivati proprio all'ultimo, nutri speranze? Sì, assolutamente, perché è una squadra viva, battagliera, che ha inserito Gallinari, che non è stato impegnato, quindi una delle stelle NBA che non era nella qualificazione del preolimpico, e comunque sì, è una squadra che sì, ha grande carattere. Quindi qualche speranza c'è, e poi comunque si tifa Italia sempre. Certo. Fino all'ultima, all'ultimo pallone. No, devo dire, guardate, non so se siete d'accordo anche voi, ma gli europei, anche se qui parliamo strettamente di calcio, hanno ridato talmente tanta energia agli italiani che, non lo so, a mio avviso mi sembra quasi che abbiamo fatto bene anche al resto dello sport. Avremmo avuto voglia di tante altre grigliate per guardare gli sport olimpici insieme con... Allora, o griglia alle 3 di notte, cioè magari si fanno, non so, Ma se si è in ferie si fa anche la colazione party con qualche schermo.
No, perché effettivamente questa cosa qui, che sarà dalle 3 alle 16 più o meno, ecco, sì, il momento in cui saremo coinvolti, sarà curioso, ecco, eventualmente, visto che ci sono, a volte sento parlare di persone che fanno notti insonni in queste giornate molto calde, effettivamente da domani, alle 3 di notte, hai un motivo per alzarti e dici, vabbè, sto lì a guardare un po' di sport. Anche perché, non so se capite anche voi, ma quando ci sono le Olimpiadi, a me capita di guardare la qualunque, anche sport che non ho mai seguito in vita mia. Lo spirito è quello da spettatore televisivo. Capirli, sì, anche, provare a capirli alcuni. Certo, anche tu sei d'accordo? Sì, sì, anch'io, esatto. Quando mi metto a guardare appunto le Olimpiadi, può capitare qualsiasi sport, che mi metto lì e poi mi rendo anche conto che magari ci sono degli sport che durante l'anno non seguo e che invece potrebbero essere molto interessanti. Certo, dopo purtroppo ovviamente per lo più delle volte la cosa finisce lì con le Olimpiadi, sì, però intanto comunque è un modo per conoscere. Poi a volte capitano quegli sport che diventano improvvisamente di moda per un certo periodo e che quindi magari poi tutti si cimentano in quelli. Carlotta, però ne approfitto, visto che la settimana scorsa ci hai mandato un videomessaggio in cui dicevi un po' come hai vissuto gli europei, ecco, tu invece, ricollegandomi a quel messaggio, mi dicevi è stato un modo per ricondividere con tante persone. Adesso faccio la premessa, prima abbiamo parlato con Gianni Fantoni, quando ancora non eravate qui con me, del fatto che Fantoni diceva con i teatri ci controllano, con il tifo degli europei siete tutti in piazza senza controlli, ma insomma non voglio calcare ancora questa polemica, insomma vedremo un po' quali saranno le conseguenze. Però a prescindere da questo, tu hai avuto modo di condividere con qualcuno, con degli amici gli europei, cioè è stato un tornare quasi alla normalità quello che abbiamo vissuto? Sì, certamente è stato davvero bellissimo, perché dopo tanto tempo mi sono ritrovata comunque con tanti amici anche di diversi gruppi a vedere le partite insieme e poi vedere anche proprio le immagini anche della televisione con le grandi piazze piene di persone tutte a festeggiare insieme. Credo che siano appunto state delle belle immagini, però sono anche d'accordo che sicuramente dal punto di vista sanitario non è stata una grandissima scelta. Però no, guardate, io, cioè, infatti mai qui a me vorrei creare critiche, polemiche, ci mancherebbe altro, non è il programma giusto. Credo che dal punto di vista umorale ci abbia fatto bene. Sicuramente, ecco. Esatto. Poi sanitario, poi vedremo ovvio poi che dopo le conseguenze appunto nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. E comunque grazie ai vostri video, cioè video anche che abbiamo ricevuto da alcuni amici, ho vissuto gli europei dai posti più impensabili. Per esempio, per citarne uno, Max Fogli ci ha mandato i festeggiamenti al Lido degli Scacchi. Addirittura. No, abbiamo vissuto l'europeo con un rituale molto rigido, nel senso che dalla prima partita gli invitati alla cena erano quelli. Giusto. E non abbiamo modificato. Poi lo si fa per scaramanzia. Non abbiamo modificato la line-up, i posti a sedere fino alla fine. C'era l'unico posto vagante che era quello intercambiabile, che era quello che si addossava le colpe dell'eventuale successo. Però vedi, comunque però era tutto tassativamente preparato, ognuno aveva la sua sedia o divanetto, la birra che della tal marca che andava bevuta dal tal personaggio, cioè, prima. Cioè, quindi tu da Italia-Turchia in poi avete visto le partite sempre nello stesso posto? A parte posto. Quella col Galles che eravamo già qualificati e lì abbiamo preso un attimo un break che ci è servito, vabbè, perché vabbè, abbiamo fatto itinerante, un tempo in un posto, un tempo nell'altro. Nicola, dimmi. Ho sfatato questo mito perché appunto ho guardato sempre le partite in posti diversi e con persone diverse, sempre all'aperto appunto. Ma tu porti bene a prescindere, Carlo. Però dai. Secondo me dove uno ti mette vai bene, no, comunque, non so, ho questa impressione. Lo possiamo invitare al Palasport allora? Ah beh, certo, tu invita dove vuoi. Io invito al Palasport, insomma. Non è che, anche il basket è uno sport che mi interessa molto. Oh, vedi. Abbiamo già tu che invece sei uccel di bosco, sei sempre in giro per l'Italia. Gli europei li hai visti, no, un po' di qua, un po' di là? No, rigorosamente sul mio divano a casa. Ah. In solitudine. Ho capito. Io quando ho gli appuntamenti importanti me li guardo, voglio guardarli da solo. Sei di quelli che si gode le partite, sì, per esatto, conto proprio. Esatto, esatto. No, però sono tanti stili effettivamente, sì, sì, perché ci sono quelli che amano il casino collettivo. No, ho visto una partita a una cena con amici, ma non mi è piaciuta per niente, non l'ho quasi guardata. Perché so. Beh, effettivamente c'è anche questo lato, effettivamente. Sì. Vabbè, io effettivamente anch'io l'ho vista a casa. Però poi mi è capitato anche di fare dei giri, insomma, ecco, dopo, quindi poi dopo, io abitando in un condominio sentivo un po' tutte le reazioni attorno. Ho scoperto tra l'altro che Rai 1 HD è 2 secondi di ritardo, esatto, ecco, rispetto all'SD, perché sentivo ai calci di rigore il tifo altrove prima ancora che vedessi la palla in rete. Esatto. Noi abbiamo
staccato l'HD anche nel proiettore per non sentire per vedere in tempo reale. Sì, il rigore in effetti ha quell'effetto lì se uno non ha. Vabbè, insomma, il fuso orario del rigore. Comunque, guardate, visto che stiamo parlando, abbiamo preso una parentesi anche legata al calcio, ecco, intanto mi chiedevano la canzone di Fogli quando va in onda, ve lo dico così in diretta. L'ascoltiamo un po' prima della sigla, magari, così rientriamo, la commentiamo dopo, commentiamo le donazioni. Dicevo, tornando al calcio, Max, visto che appunto prima hai detto questo rimpianto di non poter commentare la nazionale italiana, l'Under 21, eccetera, eccetera. Allora, sulla spalla ancora non c'è molto da raccontare, se non quello che abbiamo sentito. Però, secondo te, si sta costruendo qualcosa che potrebbe essere interessante oppure non sei ancora molto fiducioso, tra virgolette, diciamo così? Io non ero fiducioso prima dell'Europeo e lo ribadisco che vedevo un'Italia leggermente inferiore a due o tre squadre. Questi europei ci hanno dimostrato che in realtà certi gap che si hanno tecnici con alcune squadre, con alcuni campioni di determinate squadre, possono essere appianati dal gruppo, dalla coesione. E adesso ho molta aspettativa per il mondiale, perché adesso sarebbe innegabile dire e sostenere che l'Italia va a fare un mondiale non da protagonista. Certo. Ci aspettiamo un'Italia importante, soprattutto che non possiamo pretendere la vittoria tassativa, ma che comunque se la giochi e arrivi in fondo. No, poi tra l'altro avremo questo mondiale, ricordiamo ancora, in questa epoca particolare, perché sarà tra novembre e dicembre del 2022, quindi sono curioso di vedere cosa combineranno, perché sai, ovviamente si dovrà sospendere il campionato, si dovranno sospendere le varie coppe, eccetera, eccetera. Sarà veramente un'epoca un po' surreale, insomma. Ma l'Italia nelle situazioni complicate vince, perché nel 2006 l'Italia usciva da Calciopoli. Ci ricordiamo, dopo questi europei eravamo ancora in fase Covid, quindi un altro problema di una certa caratura. La stessa cosa del calcio scommesse successe intorno all'82 e l'Italia vinse, quindi sono buoni segnali, magari anche con richiami storici, cioè, per poter dobbiamo avere una disgrazia di mezzo in pratica, o comunque un periodo difficile. Un periodo difficile, ecco. Un periodo strano. C'è stata la mancata qualificazione al mondiale, ricordiamocelo, cioè quello lì è stato uno shock per il calcio, quindi sì, forse sì. Da lì è partito. Dalle ceneri di una grande sconfitta, arrivare dopo tre anni a conquistare il tetto d'Europa era una cosa, penso, impronosticabile per chiunque. Sai, io credo che tutti quelli che hanno vissuto la mancata qualificazione l'abbiano vissuto come un qualcosa che sembrava impossibile fino a quando non è accaduto. Cioè, per me era l'Italia normale, sempre. Sin da quando ero piccolo, era normale avere l'Italia. Cioè, non mi pone neanche il problema della qualificazione. Ci si qualifica, si va. E invece, vedi che non è così scontato. No, però prima, forse non mi sono spiegato bene, volevo chiederti anche che aspettative hai della SPAL, visto che ancora non abbiamo... Le aspettative, prima di sbilanciarmi, io vorrei vedere la squadra in campo, okay. I giocatori che ci sono. Stai diventando diplomatico. Il clima anche che c'è, perché c'è un clima molto, molto pacato, nel senso che ormai l'allenatore è stato presentato, quindi tra virgolette i tifosi sono stati messi a posto. Temporaneamente ci è stata messa la pezza, però non si sa ancora qual è l'organico. Voglio vedere qualche amichevole della SPAL, vedere chi saranno i volti nuovi, se ci saranno dei ritorni celebri come si annunciava fino a qualche tempo fa o se non ci saranno. Il campionato però sarà molto complicato, perché sono scese squadre importanti, ne sono rimaste di altrettanto in Serie B, molto importanti, e ne sono salite, sì, di blasonate, quindi sarà un campionato difficile la Serie B dell'anno prossimo. Senti, invece il basket, che campionato sarà secondo te per quello che riguarda il basket? Quello di Ferrara? Di Ferrara, certo, Secret, sì, Top, sì. Secret ha grandi ambizioni, cioè nel giro, o meglio, se si ascolta il presidente e il suo entusiasmo, lui vorrebbe andare in Serie A l'anno prossimo, ovvio che di mezzo... Vabbè, l'importante è avere un obiettivo. È ecco, un grande sognatore, ma anche una persona molto concreta, esatto. Quindi lancia degli obiettivi e degli obiettivi che sono raggiungibili. Ovvio che bisogna strutturarsi, bisogna creare un ciclo. L'allenatore, che tra l'altro è prossimo alla conferma per diciamo con un pluriennale, sta costruendo una bella squadra e sicuramente il mercato è stato un mercato scoppiettante, perché certo. È stato preso un giocatore importante che ha avuto un passato in Italia come Fabi, poi è arrivato anche un americano che come Mayfield, che insomma in Europa si è distinto, la conferma dei pilastri della vecchia squadra, insomma, quindi Ferrara cercherà di tornare in Serie A. Carlotta, si andrà a vedere quindi sia SPAL che Top Secret a questo punto, bisogna, dai, assolutamente. Quest'anno sì. Ma fatto che tu adesso l'abbia detto già a Cavina, è fatta, eh?
secondo me adesso fino a quando non ci vai a vederlo andrà avanti a ricordartelo in qualche modo. Allora ragazzi, ci prendiamo una piccola pausa prima di salutarci in musica, perché abbiamo citato prima Lido Nazioni. A questo punto, visto che l'abbiamo lanciata qua 2 settimane fa, visto che ha già raggiunto quanto 20.000, mi sembra. Io non sto più seguendo, quindi se mi stai dando un dato. Mi sembrava che fosse 20.000 contatti, insomma, 20.000 click su YouTube. Ce la riascoltiamo, le donazioni, Max Fogli, non mi ricordo mai il featuring. Carlotta Sgroi. Ecco, perché poi mi ricordavo Carlotta, non mi ricordavo il cognome, comunque la saluto e la risentiamo qui a Match. Giravo per i viali con in mano il drink, canotta vogatore fuori dal kebab, la bomba nelle mani come un mujahideen, ragazzi fuori tori fuori da quel bar, gli scazzi nella notte come Medellin, le donazioni suona welcome to my hood, nelle casse gira il gira e mica Cardi B, il suono delle giostre come un déjà vu. Senza orari come i tibetani, l'ora del sonno con il fuso orario a Bali. Il clima è caldo come in Mali, il clima acceso in casa a livello siberiani. Ballala, ballala, suona, suonala, suonala, è il ritmo della noce di nazioni che si intona qua. Ballala, ballala, suona, suonala, suonala, non ho cambiato il Lido, però il Lido che ha cambiato me. Mi lingua sopra. Escondidos en la arena, nos verán las estrellas, los nervios al límite queman tu piel. Ed ora che sul viale ora ci stai tu, faccio il viale con gli amici che non ho più. Uno al lavoro in centro, uno al collocamento, uno è finito dentro, l'altro è finito spento. La vecchia amica spinge il passeggino un miglio, mentre il marito parla fiero di suo figlio. Aspetto ancora di cambiare il mio registro, mentre registro tra due rime per il disco. Oddio mio, quanto spacchi Lido mio, Dio, quando ti muovi pare il carnevale a Rio. Vorrei fermare il tempo col suo ticchettio e vivere una notte col suo vecchio logorio. Ballala, ballala, suona, suonala, suonala, è il ritmo della noce di nazioni che si intona qua. Ballala, ballala, suona, suonala, suonala, non ho cambiato il Lido, però il Lido che ha cambiato me. Mi lingua sopra ti montas, la ola dentro de mi, no será. Escondidos en la arena, nos verán las estrellas, tus nervios al límite queman la piel. Esta noche vibra en mí, esta noche vibra en ti, esta noche vibra en mí. L'inno del Lido delle Nazioni, abbiamo sentito appunto Max Fogli che è qui con noi oggi. Intanto ti chiedo una cosa, non mi ricordo più come si chiama quello strumento che modifica la voce quando... L'autotune. L'autotune, quando voi rapper vi modificate. Facciamo la voce. Degli esperimenti da non cantanti quali siamo, proviamo a cantare anche noi. Ho capito, serve un po' per dare... Serve un po' per dare un effetto che è anche voluto e ricercato. Ecco. Ma ormai tutti i rapper, trapper, eccetera, eccetera, ormai hanno tutti l'autotune praticamente. È sdoganato
nato però in realtà già nella musica reggae negli anni 90, in Giamaica già si usava. Ho capito, vabbè, allora dalla Giamaica all'Ido delle Nazioni abbiamo sentito appunto questo brano che appunto sta avendo un buon successo appunto sui canali YouTube. Allora siamo quasi addirittura d'arrivo, Carlotta, quindi niente, da domani si vedranno anche le Olimpiadi, però certo. La tua che estate sarà? Estate al mare, estate, hai dei progetti, delle iniziative, vacanze? Ma girerò tra il mare e Ferrara, poi adesso ancora non ho organizzato una vacanza, ma credo che la organizzerò per fine agosto. Okay. E poi inizio a studiare perché inizierò il master, quindi molto bene. E poi per quanto riguarda le Olimpiadi sono molto contenta che ci siano anche 4 atleti ferraresi. È vero. Quindi è vero. Anche questo è da che ricordare. Poi sono 7 se consideriamo la provincia. La provincia, ok, sì. Lo so solo perché me l'ha fatto leggere nel TG per questo, perché me lo ricordo per questo motivo e faccio tutto in grosso in bocca al lupo perché insomma tra Ferrara e provincia abbiamo davvero tanti rappresentanti, tra l'altro su tanti sport. Sì, quindi... e poi la portabandiera invece sarà di 100. Esatto. Sì, esatto, Jessica esatto. Rusti che aveva vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra 2012. Esatto, quindi in bocca al lupo a tutti quanti, mi fa molto piacere averli qui. Mauro, speriamo di vedere a questo punto tra le varie un basket interessante. Sì, anche quello, ma anche tutti gli altri sport. Tutti gli altri sport. Forza Azzurri, come si dice. Forza Azzurri, giustamente. A tutti i livelli. Esatto, e quindi speriamo intanto di goderci questo periodo, queste 2 settimane abbondanti, saranno un po' più di 2 settimane in quel di Tokyo e poi pronti dopo a ribeccarci anche per quello che riguarda la SPAL. Vedremo come sarà il campionato e quali novità ci serverà. Okay. La cosa bella del calcio è che non finisce mai, tutti gli anni c'è un campionato nuovo. È vero, beh, questo per tutti, anche per il basket e anche per gli incontri di box, giustamente. Ragazzi, grazie a tutti, ovviamente grazie per essere stati con noi anche in questa serata. Vi anticipo che la settimana prossima sarà l'ultima puntata di Match Estate, poi facciamo un po' di vacanza, anche perché poi quando è il 20 di agosto si riprende con la SPAL, quindi non è che vacanza breve, giustamente per un brevissimo periodo. Grazie a tutti, quindi Carlotta Duran, Max Fogli e Mauro Cavina, grazie. Ci vediamo nei prossimi e niente, basta, finito qua e salutiamo anche Alessandro e Sandra che sono in regia in questo momento. Buonanotte a tutti e rimanete ovviamente con Teleestense. Ciao!